Ciao a tutti e benvenuti a Bo, un podcast a cura della società Dante Alighieri di Città del Messico. Io sono Martina. E io sono Joyce. E insieme scopriremo quelle espressioni italiane intraducibili o che ci fanno dire Bo. Oggi Martina vorrei fare un salto nel tempo e riportarti al 2013. Caspita, al 2013, i miei anni dell'adolescenza. Non so se tu eri già su Facebook. Sì, da poco, da un annetto più o meno. Ok, e ti ricordi che c'era quella moda di pubblicare o condividere post o foto di parole intraducibili? Vero, mi ricordo, sì, un sacco di immagini, no? Esatto, tipo che c'era la parola e sotto c'era la descrizione. Esatto, e la pronuncia, perché alcune erano esatto, molto difficili. Esatto, infatti, tipo quelle giapponesi che non mi venivano mai. Tantissime, è vero. Però mi ricordo che ce n'erano alcune che veramente mi hanno, non so, colpita. Sì. Tipo c'era saudade in portoghese, mm-hmm. che non lo so, per me è rimasta con un significato speciale. Certo. Però appunto ce n'erano veramente tante. Sì, alcune forse anche italiane. Esatto. E mi ricordo che erano appunto state illustrate da Ella Frances Sanders, che aveva pubblicato un libro, Lost in Translation, che era diventato famosissimo. Esatto. Era rimasto forse per 4 mesi addirittura nella lista dei libri più venduti. Caspita. E questo sicuramente, almeno secondo me, perché illustrare parole di cui è difficile spiegare il significato, mm-hmm. è forse l'unico modo per trasmetterne... Sicuramente. Il senso. Di fatto tra le parole che lei aveva illustrato... Mm-hmm. Ce n'erano un paio italiane, come hai menzionato tu. Sì, sì, sì. Mi sembra che la più famosa in assoluto era Biocco. Sì, quella è sempre immancabile. Esatto. E poi Apericena. Mm-hmm. E poi ce n'era una terza che a me ha colpito perché in Italia in realtà non la usiamo. Qual era? E questa parola è culaccino. Ti giuro che non l'avevo mai sentita prima. No, di fatto neanch'io. Cioè, prima di registrare questo episodio... Non sapevo minimamente a cosa si riferisse, però poi leggendo articoli mi sono resa conto che all'estero piace molto questa parola. Quindi culaccino sta a significare il segno che viene lasciato da un bicchiere bagnato su un tavolo. E ve lo giuro, è una parola che esiste. Per gli ascoltatori italiani, se ce ne sono, è una parola che davvero esiste. Esatto, che non ha un significato volgare. Però non è molto utilizzata nella nostra lingua, appunto come ha detto Joyce, e questa è stata la ragione per cui abbiamo deciso di parlarne, perché nonostante non sia magari utile, è importante che i nostri ascoltatori siano consapevoli del fatto che se la usano in Italia magari non verranno capiti, però nasconde molti significati culturali, ad esempio può fare riferimento al segno che viene lasciato dal caffè, oppure dal calice di vino quando... uno si siede a prendere il famoso aperitivo prettamente italiano, no? Esattamente. E diciamo questa è stata la motivazione più grande per la quale l'abbiamo scelta. Però volevo anche ricordarti che culaccino, secondo l'enciclopedia Treccani, mm-hmm. non ha un solo significato. Ok. Ha molteplici significati. Cioè può anche riferirsi magari a quel rimasuglio d'acqua uh-huh. che ti trovi nella bottiglietta... Dopo una giornata e dice, oh guarda, mi è rimasto un culaccino. Certo. Oppure per riferirsi alla parte, diciamo, finale del salame o mm-hmm. del cetriolo, queste cose un po' qui. Quelle che mia nonna dice sempre di non buttare perché sono buone. Esattamente. Forse esattamente. Il cetriolo no, ma il salame sì. Esatto. Però appunto per noi era importante comunque riportare questa parola per il suo significato culturale. Sì. E, diciamo che in una giornata quotidiana noi italiani non diciamo beviamo molto, però abbiamo molte tradizioni sì. e usanze che portiamo avanti, che magari sono collegate a questa parola. Sì, il caffè al bancone è, insomma, è nostro, nel esatto. senso che all'estero si stupiscono forse che lo prendiamo in piedi, esatto. in 5 minuti massimo. Esatto, no? Fin dal mattino abbiamo sì. queste tradizioni per poi terminare con l'apericena o... Esatto, che anche quella è una parola di cui parleremo, quindi se sei interessato a scoprirne il significato resta con noi nelle prossime settimane. Esatto. Perché adesso siamo arrivati alla fine del nostro episodio. E speriamo di averti insegnato qualcosa della cultura italiana, di averti incuriosito e che magari tu possa usare questa parola in Italia e insegnarla agli italiani che ancora non la conoscono. Se hai dei suggerimenti o dei dubbi riguardo ad alcune espressioni, ci trovi su ladante.com.mx.
Noi ci sentiamo tra 2 settimane.